Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una MUA e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Come vedete sono in piedi in una postazione un po' diversa dal solito, anche se la conoscete già, ovvero il bagno. E come avrete già visto dal titolo della copertina di oggi, è un video dedicato al riordino il mio disordinatissimo bagno. E sicuramente salterà fuori un pochettino di decluttering. L'ultimo che ho fatto circa un annetto fa, se ve lo siete perso potete andarlo a cercare e recuperare sempre qua sul canale. Avevo fatto veramente una grandissima cernita di prodotti che non utilizzavo più, erano molto molto vecchi, con un po' ben oltre la data di scadenza. Vi ricordo che tutti i prodotti che vedrete all'interno del video sono prodotti miei personali, quindi utilizzo mio personale e solamente mio, a parte qualche palette o qualche fondotinta che ovviamente utilizzo nella maniera più igienica possibile. Per tutto il resto sono prodotti che utilizzo solo su di me, miei. Vi dico questo per non incappare nelle solite ed inutili polemiche. Prima di cominciare, vi invito a lasciarmi un mi piace ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Queste due piccole azioni sono molto importanti per aiutarmi a crescere sul canale e farmi conoscere da altre persone e da altri creator, in modo che la nostra piccola community possa crescere. Ringrazio ovviamente tutti quelli che lo fanno e se mi volete supportare in un'altra maniera potete lasciarmi un commentino qua sotto, anche molto breve. Aiuta tantissimo a pubblicizzare il canale, a renderlo attivo, in modo che YouTube non mi infossi giù in un angolino buio e che nessuno possa conoscere il canale. Basta parlare, cominciamo a riordinare. Non ci sia bisogno di dirvi che sono struccata perché non mi sembrava il caso di mettermi in tiro per girarvi un video di pulizia. Ovviamente per la pulizia mi sono munita di vari straccetti per la pulizia e di queste salviettine qui che io ho acquistato da Tigotà. Dei pannetti, questi specifici per superfici, già imbevuti di una sostanza igienizzante. E quindi molto più comoda per andare appunto a pulire in profondità tutti quelli che sono i miei prodotti beauty. Ovviamente una delle prime cose che vado a fare è rimuovere i pennelli dalle superfici e qua ne ho diversi che hanno bisogno di una lavata assieme a tutti questi che anche loro hanno bisogno di una lavata. Questi in particolare sono dei pennelli che ho utilizzato per toccare una ragazza il giorno del suo compleanno. Spugnetta lercissima anche lei da lavare e qua in giro per il bagno ho gli ultimi rimasugli dei trucchi di ieri che ho utilizzato. Rossetto di L'Oreal che adoro, matita di We Makeup, mascara di Clio e il mini moncherino di Charlotte Tilbury, veramente minuscola questa matita, ma voglio assolutamente terminarla fino all'ultimo, visto che sono matite molto molto costose. Ho tutti i miei profumi, ho acquistato questo bellissimo vassoietto in ceramica, qua trovate tutti i miei profumi. Vorrei girarvi un video su tutti quelli che sono i miei profumi preferiti, acque profumate, eccetera. Fatemi sapere se vi interessa. Sono partita dai profumi e già ho trovato qualcosina da declutterare, ovvero questo profumino qua di Tesori d'Oriente, ce l'ho veramente da un sacco di anni, infatti non so se vedete le condizioni di lerciume, si sta praticamente consumando e questo profumo qua mi piace tantissimo, veramente molto, è abbastanza persistente anche essendo, anche se è un dice profumo, un'acqua aromatica. E dice di essere la rosa nera e l'avdano, ma a me, raga, veramente ricorda tantissimo il talco. Se vi piacciono i profumi di pulito, dategli una snasata a questi perché è un profumo veramente sotto i 5 euro, di veramente ottima qualità. Packaging comunque è quello che è, ma è veramente, cioè, ce n'è pochissimo. Oggi penso che sarà il profumo che terminerò e bene, abbiamo già eliminato qualcosa. Per i pennelli, soprattutto per gli occhi, mi piace utilizzare questo genere di contenitori chiusi,
perché i pennelli non prendono polvere, rimangono ben protetti qui dentro il contenitore dovrebbe essere in plexiglass. Ora non lo starò a lavare perché mi trovo molto bene a lavarlo in lavastoviglie. Devo comprarne un altro di questi contenitori qua per inserire i pennelli viso. Io tengo ben separati i pennelli occhi e pennelli viso. Ed ora arriviamo alla parte succosa, ovvero in questo cassettino qua tengo tutti quelli che sono i miei prodotti viso preferiti, cipria e polvere, tutto ciò che mi occorre per fare la base, e inizio già a tirare fuori questo che non dovrebbe stare assolutamente qua, ovvero un pennello che io utilizzo per il blush. È veramente vecchissimo questo pennello, l'avevo comprato anni e anni fa. E non facevo neanche la truccatrice ancora, né forse avevo la parvenza l'idea di fare questo mestiere. Le condizioni del cassetto, ovvero qua cerco di tenere tutti quelli che sono i miei primer, i fondotinta, qua una volta c'erano blush, spugnette, dietro cercavo di tenere le ciprie, non c'è veramente tantissima roba, raga. Io cerco di utilizzare tutto il più possibile e di non tenere lì troppo i prodotti perché è un peccato. Ho un'ossessione per i fondotinta e quello è palese e niente, mi metto sul pavimento e iniziamo a fare un po' di pulizia. Prima ancora di andare a svuotare il cassetto di fondotinta, devo assolutamente dare una pulita a questo fondotinta qua di Catrice che vi ho mostrato veramente nell'ultimo periodo. Mi piace tantissimo questo fondotinta. Cercate un fondotinta con un effetto abbastanza mattificante, ma non un effetto veramente prosciugante sulla pelle. Trovo che funzioni molto bene anche su pelle normale. Ha veramente una texture, effetto seconda pelle, sottilissima, bella, perfezionatrice. È un fondotinta low cost veramente pazzesco da provare almeno una volta se vi piace questo genere di prodotti. Ma la cosa che non mi piace di questo prodotto, essendo estremamente liquido, è proprio il fatto che, essendo a contagocce, c'è tantissima dispersione di prodotto e guardate come si è acconciato il tappino. Io solitamente non tengo i prodotti in queste condizioni, li tengo molto più puliti, ma ho provato veramente a pulirlo con tante cose, ma faccio veramente fatica perché è un prodotto bello strong, oltretutto è resistente all'acqua. In una visuale abbastanza comoda faccio che praticamente rimuovere tutte le mie ciprie. Come vedete non è che ho veramente tantissima roba, cioè la maggior parte dei prodotti che possiedo sono nel kit. Tutte queste spugnette qua, compreso il puff, le ho acquistate su Shein, a parte questa che è di Real Technique, mi pare. Buone le spugnette di Shein se cercate qualcosa di shue shue abbastanza economico. Questa invece è una spugnetta in lattice, come vedete molto differente dalle spugnette classiche che vedete online, ed è utilizzata da noi truccatori per truccare le altre persone. Non so se l'avevate mai vista. E tutte queste vado a lavarle insieme ai pennelli più tardi. Qui ho diversi piegaciglia che anche loro hanno bisogno di una disinfettata. Io utilizzo adesso io ora utilizzo questa salvietta imbevuta di una sostanza igienizzante, poi ovviamente andrò a passare quello che è l'alcol isopropilico che è qua dentro. Questo non è alcol classico, è alcol isopropilico al 70% che ho messo dentro questi contenitori spray. Li utilizzo solitamente per lavoro, ora me ne mancava veramente poco e ho deciso di metterli nel cassettino e igienizzerò benissimo anche con quello. Terminando anche il brow setter di Benefit, ce l'ho già da diversi mesi. Comunque, questa è la mini size che ho pagato 18 euro. La full size è a 32 e se avete dei fissanti per ciglia importanti come le mie che tengano, ma che non secchino il pelo come facevano altri prodotti che ho provato e che mi facevano seccare, avevano talmente tanto alcol che mi seccavano i peli delle sopracciglia che mi cadevano, quindi è una roba improponibile. Fondotinta, blush e io utilizzo questi contenitori qui, a cui darò una passata.
Vorrei cambiare anche i contenitori in cui conservo il make-up, questi erano vecchissimi. Qui invece ho questo correttore, il Geisha Lift Concealer, correttore in crema effetto lifting di Diego Dalla Palma. Bellissimo correttore che purtroppo ho acquistato in una tonalità troppo scura per me, tonalità 1-2-3, mi sarebbe servita la 1-2-2. E ho provato a metterlo in vendita su Vinted, ma nessuno lo caga, sinceramente. L'ho pagato 21 euro, non è proprio economico. L'avevo messo sui 13 euro, ma se me ne offre 6, capisci che non te lo venderò mai. Passiamo ora a tutti quelli che sono i miei fondotinta di Kylie, se rimani qua, primer. Fondotinta di Debbie, bellissimo fondotinta di Yves Saint Laurent, l'Olawars, versione più idratante. Fondotinta Forever di Dior, meraviglioso fondotinta, lo utilizzo molto spesso per le spose. Primer di MAC, pessimo, pessimo primer, io lo continuo ad utilizzare perché l'ho pagato veramente tantissimo, quasi 40 euro questo primer che non fa nulla. E qua sotto, come vedete, prodotti sempre per la base, altri fondotinta. Oltretutto, i miei personali non sono neanche tutti qua perché faccio solitamente il cambio stagione, diciamo, dei prodotti. Allora, non so effettivamente ora come proseguirò, ma intanto comincio a inserire i prodotti che so già dove metterò perché mi trovo bene con questa posizione, ovvero con il fondotinta di l'HD Matte Velvet HD Skin di Make Up Forever. Fondotinta in polvere che mi piace moltissimo, sia da sola appunto come fondotinta in polvere, ma mi piace altrettanto come setting powder finale, appunto per andare a mattificare e piallare la base una volta terminato tutto il make-up. Visto che anche lì da un po' vado anche ad utilizzare un po' di alcol isopropilico, come vi dicevo prima, come vedete non spaventatevi se si bagna la polvere, basta lasciarla asciugare a dovere e intanto passo anche un pochettino di carta. E l'alcol isopropilico evapora veramente molto in fretta. Come vedete, la cialda già un pochettino si sta asciugando. Facciamo un altro lavoro. Vado a dividere tutti quelli che sono i prodotti, ovvero correttori, tutti insieme. Bronzer, BB cream, CC cream, tutto quello che ho. Vado a declatterare anche questa mini taglia della CC cream di Erborian. Come sapete, oltretutto questo illuminante è veramente pochissima, quasi terminata, ma non mi sono mai trovata benissimo con i prodotti di Arborian. Mi piacerebbe tantissimo che mi piacessero, ma purtroppo fanno cose troppo idratanti per la mia tipologia di pelle. Stessa cosa faccio per questa cipria di Charlotte Tilbury, che talvolta utilizzo anche su di me, ma prettamente per le mie clienti. È troppo scura, io l'ho acquistata nella colorazione medium ed è estremamente gialla in questo momento. Vorrei capire se questo genere di prodotto, quando l'avevo acquistato, ha la cialda refill, cioè compri solo la cialdina di prodotto senza comprare tutto il packaging. Dovrò vedere se una volta terminato posso andare a sostituirla. Spero di sì, per non ricomprare tutto il packaging. Spruzzo sempre il mio alcol isopropilico e asciugo i lati della cialdina. Cipria completamente scolorita di Rimmel, questa è la Stay All Matte, utilizzata abbastanza, devo dire. Vado a pulire un pochettino il tappo. Se avete la pelle molto molto grassa e cercate una cipria da battaglia che vada bene più o meno per ogni giorno, questa ve la consiglio perché non è affatto male per il prezzo che ha. Purtroppo non è una cipria, come vedete, totalmente trasparente, ma comunque un tocchettino di colore. Questa tende un pochettino al giallino, che su di me non è che vada malissimo, però ci tenevo comunque a segnalarvi questa cosa. Disinfetto anche lei, mentre vi mostro che il fondotinta di Make Up Forever si è completamente asciugato e quindi vado a sistemarlo.
Bronzer invece di Fenty Beauty, questo qua è Private Island nella tonalità Sunstalker, che è bello bello utilizzato perché è l'unico bronzer che io utilizzo su di me. Anche lui ha qualche annetto, ma pazienza, tanto è sempre utilizzabile su di me. Per le polveri, come vedete, io faccio sempre questo procedimento e non ho mai avuto alcun problema. Cipria, Prep and Prime di MAC, fantastica, questa sì che è una cipria transparent, bellissima, bellissima cipria, costa un rene, la utilizzo nel kit, non so ora perché io ce l'abbia all'interno del cassettino perché non la uso mai, per me utilizzo la cipria di Huda e ovviamente queste, essendo polvere libere, sono prodotti che non hanno bisogno di essere andati a disinfettare con alcol isopropilico perché sono prodotti in polvere libera. Blush di Deborah che amo tantissimo, anche loro sono prodotti che utilizzo all'interno del kit, purtroppo packaging è quello che è, quindi si distrugge subito, utilizzatissimi sia per me sempre che per il kit. Intanto comincio a mettere in ordine tutti quelli che sono i prodotti. Questo invece è un blush che si chiama Totally Single dei Glowplay Blush, quei blush che stanno andando molto di moda ora perché hanno questa texture morbidina, hanno una veramente impercettibile microparticella riflettente. Questo è bellissimo se siete veramente molto pallide e bionde, se siete quindi state classificate come estate, bellissimo, ma anche sull'inverno non mi dispiace. Ultimo blush che ho acquistato, uno dei miei preferiti, questo è Body on the Block del brand di Kylie Jenner, utilizzatissimo anche lui, veramente è uno dei prodotti che amo più utilizzare nell'ultimo periodo, sono veramente duraturi e vado a disinfettare un pochettino anche lui. Non vi preoccupate perché le polveri non vanno assolutamente a danneggiarsi. In nessuna maniera, ve lo assicuro. Questa invece è la Saint-Tropez Self Tan Purify ed è una mist che mi era stata data in omaggio. È un autoabbronzante con un effetto molto molto naturale, mi piace molto e mi piace utilizzarla, è quasi terminata, veramente ne ho pochissima e l'ho utilizzata veramente nel corso di parecchi anni, anche se ha 12 mesi di pau, funziona ancora benissimo. È una mist che va appunto vaporizzata sul viso, ha un effetto idratante e vi dico la verità, mi piace veramente molto. Comincio poi col sistemare anche tutti quelli che sono i fondotinta. L'altro giorno ho avuto il piacere di riprovare l'Even Better Clinical di Clinique, che mi piace tantissimo. Se avete pelle misto grassa, lui vi piacerà tantissimo. Sempre per l'alternativa pelle misto grassa è molto bello anche il Matte & Perfect di Debbie, che mi ricorda tantissimo a livello di texture questo qui di MAC, solo che lui è un'alternativa molto più economica, ci sta. E poi ho i miei blush di Elf, bellissimi, veramente ottimo acquisto se cercate dei blush liquidi economici. E insieme a loro ho anche quello di Rare Beauty, la tipologia di blush è la stessa, blush liquido, quello di Rare Beauty è molto più pigmentato e c'è molto più prodotto all'interno, poi ovviamente il packaging che ve lo dico a fare è molto bello. Anche questo è un colore freddo, questo è un pelo più caldo, ma trovo che mi stia bene altrettanto. E vedrò tra poco dove inserirli, mentre ora passo a quelli che sono i correttori per With Me Concealer. Questo qua è uno dei miei correttori preferiti, veramente. Se cercate un correttore bello, coprente ed economico, allo stesso tempo idratante, lui è bellissimo. Li ho anche nel kit e fidatevi, non ve ne pentirete assolutamente. Regeneration Concealer di Nabla, stessa filosofia di correttore all'interno anche degli attivi skincare come quello di NYX, però lui mi secca un pelino di più, vi dico la verità. Come
correttore di Clio che non utilizzo veramente da tanto, devo dire, e non ho intenzione ancora di buttarlo perché c'è ancora tanto prodotto all'interno, devo utilizzarlo di più sicuramente. Correttore di NARS, questo è famosissimo veramente, è il Soft Matte Complete Concealer nella tonalità Custard, che per il viso, se avete brufoletto o imperfezioni da coprire, è meraviglioso. Devo assolutamente comprare la tonalità più chiara perché questo è un pelettino scuro. Se pensate di utilizzarlo sull'occhiaia, è molto coprente, ma tende a segnare un pochettino. Questo anche è un correttore che voi direte buttalo, ti prego, ce l'ho già da qualche anno, ma non è che sia di viso, è la formula che si è depositata ovviamente sulle pareti. Ora cercherò di tenerlo un pochettino in piedi ed è un correttore bellissimo se cercate un correttore a lunghissima, veramente lunghissima tenuta. È bello, bello coprente, uno dei correttori più coprenti che io abbia mai visto ed è meraviglioso anche l'HD Skin Concealer di Makeup Forever. Leggerissimo, coprenza leggero medio, effetto naturalissimo, non crea nessun tipo di spessore, è meraviglioso. Correttore per le occhiaie di MAC, questo è venduto come un illuminante nella tonalità Bright Forecast, ma io lo utilizzo come correttore ed è bellissimo per correggere le discromie. Poi ho questo primer Zero Flawless di Mesauda, bello utilizzato anche lui perché sarà oltre la metà di prodotto consumato. Un pochettino caruccio, effetto filler istantaneo, sni, è molto levigante come primer, ammetto, non è affatto male, ma io inizialmente me l'ho acquistato per errore perché cercavo la sua versione mattificante. Questo forse preferisco inserirlo all'interno del kit perché preferisco questo qua di Overskin che è molto più mattificante ed è molto più perfezionatore. Mi trovo ad utilizzarlo veramente più spesso rispetto che agli altri. Detto già che tengo anche questo primer da battaglia, diciamo, tra tutti e due, non che sia un cattivo primer, ma è venduto come un primer che tiene a bada la lucidità per 12 ore, assolutamente no. Vi dà un pochettino di effetto piallante, ma snie, ecco. Adesso io stavo mettendo tutto a posto, ma non servirà a nulla perché ho tutti i fondotinta qua da inserire. Mi è stata poi data in omaggio questa mini cipria di By Terry. Non è, diciamo, la cipria più mattificante che esista, è comunque una bellissima cipria, soprattutto se avete una pelle estremamente secca ed è veramente impalpabile, molto molto leggera. Magari all'interno del kit ci può stare per andare ad essere utilizzata su quel genere di pelli appunto molto molto secche che non hanno bisogno di opacità, ecco. Vado ad eclatterare questa mini taglia che mi era stata data in omaggio di Milk Makeup perché non ha un buon odore. Avevo già sentito parlare di questo prodotto appunto del fatto che quando scade questo prodotto, scade, raga, perché ve ne accorgete dall'odore che sa tipo di plastica, pongo, non è piacevole, non mi fido a utilizzarlo nemmeno su di me, quindi ciao. Essendo questo l'unico prodotto per sopracciglia che praticamente utilizzo, lo voglio tenere qua perché non mi dà particolarmente fastidio. Inserisco poi anche il Match Stick di Fenty Beauty, classicissimo, colorazione Amber. Chiarissima, però lo inserisco qua perché non è un prodotto che utilizzo sempre sempre, quindi ci sta metterlo dietro e vado ad inserire poi qua tutti i blushini in crema in modo che stiano tutti insieme. Questa mini taglia sempre del Grip Primer di Milk che vado ad inserire nel kit anche lei perché non si sa mai. Ah, e poi mi è rimasto fuori l'HD Liquid Coverage di Catrice che vado a mettere qua. E questo qua, ragazzi, è il cassetto della base terminato. Non sarà la cosa più estetica e pratica e assolutamente perfetta, ma è la mia idea di cassetto in ordine con tutti i prodotti che utilizzo, perché loro veramente li utilizzo praticamente tutti, a parte uno.
due e tre prodotti, ma non mi va di inserirli. Anzi, facciamo una cosa: voglio essere veramente minimal e vado a rimuovere tutti quelli che sono i prodotti che non mi trovo ad utilizzare in questo periodo, tranne la terra è proprio mia e rimarrà qua. Ma questi sono veramente tutti i prodotti che io utilizzo su di me bene o male quotidianamente, quindi questo è tutto ciò che mi rimane. E sono molto soddisfatta, brava Miki. Anche lui vado a disinfettarlo e a rimetterlo all'interno del kit. Questa è una palettina di concealer correttori di Kryoland, un brand tedesco, mi pare, che produce trucchi per makeup artist, quindi è proprio un brand super super pro. Stessa posizione di prima, ma abbiamo cambiato cassetto perché, come vedete, questo è ancora più incasinato, ci sono molte più cose. Qua sicuramente farò una cernita in più. Qui all'interno si trovano tutti i prodotti, tranne qualche eccezione, per prodotti labbra e trucco occhi. Parto assolutamente andando a rimuovere tutto questo blocco di roba. Oh, guarda, qua c'è un elastico per legare tutte le matite insieme. E anche qua ho diversi prodotti, tra cui prodotti che sono bocciati, ma anche prodotti che mi piacciono molto, che ho comprato due volte. Questo, ad esempio, è il quarto mascara di Clio che compro, e mentre qui c'è una ricarica di questo lip gloss stupendo di Revolution. Io non amo il brand di Revolution Makeup, ma questo gloss della collezione dedicata a Willy Wonka era meraviglioso, l'ho dovuto acquistare un'altra volta assolutamente. L'altro giorno, poi invece sistemando un altro cassetto, ho trovato questo veramente sarà vecchissimo, ombretto di Puro Bio, e questo è l'eyeshadow numero 8 Made in Italy. È un peccato declatterarlo, infatti è ancora bello scrivente. È questo bellissimo colore. Quando mi deciderò ad acquistare le palette magnetiche, sicuramente lo inserirò perché è veramente nuovo, mai usato all'interno di questa protezione, quindi non lo voglio assolutamente buttare. Qui ci sono mascara e questa mini matita come quella di Charlotte, se non quella più piccola, veramente questa ancora più piccola di Charlotte, e questa è quella di Clio, completamente finita. È la seconda matita nera di Clio che acquisto, le ho anche all'interno del kit, ma le ho sostituite, vi dico la verità, con matite più economiche, più reperibili, senza che devo stare a fare le ordine ogni volta sul sito di Clio, e mi piacciono altrettanto. Questo cassetto ovviamente è molto più sporco e, non fate caso, è anche molto più rovinato e consumato. Allora, partiamo piano, molto piano, perché c'è veramente una marea di roba. E parto con il primo, questa qua è la sezione mascara. Prima era la sezione dedicata a mascara, matite, occhi, ma siccome di mascara ne ho un po', sicuramente, come avrete capito, è diventata solo la sezione mascara. Sono tutte le matite invece. E volevo controllare che avessero tutte la punta. Come la prossima settimana devo andare a fare una prova trucco sposa, è un lavoro che avevo già in mente di fare prima. Andare a controllare ovviamente la punta, che abbiano tutte quante la punta, ma a una sezione sono sicura che le ho fatte a tutte molto molto recentemente. Di matite colorate non ne ho moltissime, quindi vado a togliere e a controllare che abbiano tutte la punta e a raggrupparle tutte insieme. Un'altra cosa che voglio andare a fare è andare a mettere tutti i mattitoni di Nabla insieme. Ho mattitoni di Nabla, qualcuno di Kiko Milano, qualcuno, solo uno di Kiko Milano, in modo che stiano tutti insieme, e in modo che anche lì vado direttamente a colpo sicuro a cercare quello che mi serve. E devo assolutamente comprare altri colori. Mi sono pentita un sacco di non aver acquistato
il verde militare quando era uscito, o comunque i colori pop edizione limitata, ma secondo me li riproporranno tra qualche collezione. Figurati se fanno uscire solo quello e poi alla fine i colori sono quelli, ragazzi, cioè non prendiamoci in giro. Questa anche, matite di Deborah Milano, ragazzi, extra eye pencil, waterproof, comfort e tenuta estrema, meravigliose, fondenti, scriventi, burrose. Provate le matite di Deborah perché secondo me vi danno tante tante soddisfazioni. Le matite classiche nere, che come vedete ne ho veramente tantissime, e grigie marroni. Ho questa mini taglia del Brow Wiz di Anastasia Beverly Hills, che tengo ovviamente, ma vado a mettere nel kit, perché oltretutto è una colorazione troppo calda per me. E anche qui ho le mie solite matite. Questa è di Rimmel, la Scandalize, bellissima, bellissima veramente. E qua le matite, praticamente quelle più neutre e quelle che mi trovo ad utilizzare di più. E anche il lavoro matite è fatto, le ho divise bene tutte per categoria, colorate, quelle utilizzate più comunemente, e di mattitoni di Nabla, in modo da non avere troppi cumuli di matite insieme. Mentre qua poi abbiamo tutte quelle che sono matite labbra, e qui ho un mix che sto cercando di terminare perché avevo comprato tantissime matite all'inizio di Essence e non mi trovo ad utilizzarle più di tanto, vi dico la verità. Ho moltissimi rossi che anche loro non mi trovo ad utilizzare tantissimo, e sto pensando di regalare anche tutte queste matite perché sì, sono scriventi, ma ci sono matite di più qualità, ovviamente, di qualità maggiore, scusate l'italiano pessimo. E adesso anche loro le controllerò tutte, controllerò che abbiano la punta, e ovviamente vi consiglio sempre queste le Everlasting Color di Kiko, meravigliose. Infatti, prossimi acquisti del kit sarà andare ad acquistare matite di Kiko. Kiko sulle matite e le polveri non sbaglia mai. Come vedete, ho anche tante matite di We Makeup perché le colorazioni sono veramente molto molto belle, ma purtroppo la durata non è eccellente. Anzi, sono matite molto cremose, scriventi, ma io ho bisogno di durata, soprattutto sulle invitate, sulle spose. Finché si tratta di lavori fotografici e di breve durata vanno benissimo matite anche poco, poco durature, ma quando si tratta di durata, e la maggior parte dei miei prodotti mi richiede una durata, devo scegliere prodotti di quel tipo. Quindi qui ho tutte le mie matite, occhi, divise e matite labbra. Passo ora ai mascara. I mascara ovviamente sono tutti miei e personali, non sono mascara che utilizzo sulle clienti, per quelli sono tutti all'interno del kit, e vado a tenere il Lash Clash di Il Saint Laurent assolutamente. Qui ho il classico Lash Princess di Essence, che mi sembra un po' secchino, quindi ciaone, basta. Tanto non penso lo andrò ancora a ricomprare perché lo usavo tanto da ragazzina, l'avevo acquistato giusto per farvi il video e per andare a riprovarlo, ma basta, solo quello. Questo invece è uno dei miei mascara preferiti, il Vicious di Nabla, che ha qualche mese e quindi lo tengo. Il Lash Without Limits, sempre di Essence, che è ancora nuovo e che tengo. Devo testarlo ancora un po' meglio perché non mi convince ancora del tutto. Qui invece ho il Thrill Seeker di Rimmel, bellissimo mascara, mi fa delle ciglia pazzesche e tengo.
il nuovo mascara di L'Oreal, il Panorama. E vi dico la verità, l'ho provato 2 o 3 volte, mi appiccica tantissimo le ciglia e la formula è molto bagnata. Quindi per il momento è un mascara che non mi sta piacendo, ma che aspetto per vedere la formula se migliorerà. Anche qua uno dei miei mascara preferiti, lui è il Lash Sensational di Maybelline, è in giro da anni, nessuno se lo calcola, ma fa niente, è un ottimo ottimo mascara. E tengo anche il The Colossal Extreme di Rimmel perché è un mascara che mi fa delle ciglia molto molto voluminose anche lui e che tengo. Mentre regalo sicuramente a mia madre questo mascara Volume Supreme mascara di Art Deco che ha uno scovolino molto flessibile come vedete in silicone con tutte queste setole fitte. A me solitamente piacciono molto i mascara con questa tipologia, ma vi dico la verità, non fa nulla di particolare, non fa nulla di che, quindi non mi trovo mai ad utilizzarlo e decluttero, regalo tra virgolette anche lui. Qui ho il First Reaction Volume di Astra, mascara orribile, mi dispiace se a qualcuno di voi può piacere. Guardate che schifo di pasta che si attacca allo scovolino, pessimo, pessimo mascara. Questo veramente lo cestino, mi dispiace, ma non ho pietà per nessuno. Qui poi ho questo prodotto molto bello, molto interessante ed è sia un eyeliner che un ombretto bello bellissimo di Rimmel, l'avevo acquistato da Tigotà quando c'erano degli sconti. Inizia ad essere un pochettino secchino, quindi sicuramente lo utilizzerò ancora, ma la scadenza era marzo 2024, è passata, ma scrive ancora, quindi lo tengo ancora un pochettino, gli lascio un po' di tempo ancora, me lo godo ancora un pochettino e poi lo declattererò. Mascara Leica Pro Volume Effetto Extension con acido ialuronico di Deborah. Purtroppo io con i mascara di Deborah, ragazzi, non mi ci trovo affatto bene. Come vedete è nuovissimo, utilizzato, provato diverse volte. Io ho dedicato anche un reel a questo mascara, ma non mi piace, mi incolla le ciglia, non è il mascara che fa per me, lo regalo. Via, via, facciamo pulizia. Qui ho poi questa mini size del Maniater di Tarte che mi era stata data in regalo. E bellissimo, cioè guardate che setole fitte, ma fitte fitte fitte, però non vi fanno male perché è veramente morbido come scovolino e purtroppo si è seccato. Bel mascara, magari lo comprerò in full size perché mi faceva delle ciglia proprio pazzesche. Eyeliner matte 24 ore waterproof di Deborah Milani in collaborazione con Paola Turani, una collezione già uscita qualche anno fa, ma è veramente un bellissimo eyeliner, proprio quelli classici col calamaio che va shakerato un pochettino, bello scrivente e proprio tanto tanto mattificante. Inserisco poi insieme ai mascara perché non saprei dove metterlo, prodotto che purtroppo non credo sia più in produzione ed è un ombretto liquido Makeup Forever. L'avevo acquistato dopo aver visto un video di Clio ed è questo bellissimo colore rosa freddo che utilizzo, sto utilizzando molto molto spesso come ombrettino da tutti i giorni, molto molto veloce quando devo andare a lavoro, voglio essere un po' carina. Guardate che texture super sottile e com'è luminoso, dura tantissimo, non si infila nelle pieghe. Infatti sto cercando assolutamente un'alternativa a questi ombretti perché ultimamente mi attirano molto, devo dire, gli ombretti in questo formato. So che Clio li ha fatti, però sono tutti ombretti matte che non sarebbe male acquistare per metterli all'interno del kit come base per i make-up spose, invitate, eccetera. È bellissimo prodotto, peccato che ho solo questo e quindi me lo tengo caro 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 perché è veramente molto bello. Ho poi questo eyeliner di Mulac e questo qua l'ho comprato già qualche annetto fa. Scrive ancora, mi piace molto come eyeliner perché
il classico eyeliner in feltro, però ha questo color blue jeans, molto simile a una matita che già ho ed è molto molto carino, quindi lo tengo, lo 03, però è per la base, infatti vi ho detto che era un po' mischiato, che ho acquistato qualche mese fa per farvi un video che vedo vi state guardando ancora e vi piace molto ed è questa CC Water alla centella asiatica di Erborian sempre. E ho conservato per la primavera, non lo so perché cosa l'ho conservata, ed è questa cremina che andando a sciogliere, che andando ad aprire sul viso, dà questo leggero colorino. È diciamo un po' borderline per me perché è molto molto aranciata. A me questo genere di prodotti non fa impazzire. Devo pensare a chi darla perché è veramente un peccato. È ancora buona, il paio non è scaduto, è molto fresca, però ha anche colorazione. Guardate come ossida, cioè diventa quasi arancione. È un peccato perché a me questi prodotti che ossidano così mi stanno stufando. Sono stufa di trovare brutti prodotti. Io voglio solo bei prodotti. Li compro, però li dovete fare, quindi via anche quello. Ho poi questo glossino di Kiko. Questo l'avevo acquistato per il kit sposa ed è il numero 21. Bellissimi i gloss di Kiko, guardate com'è bello scrivente. E quindi lo tengo all'interno del kit. Rende proprio, guardate come rimpolpa, come rende proprio piatto, lucido. Sono bellissimi. Ed inserisco sempre insieme ai mascara questo eyeliner di Inglot, non ha fatto male, lo utilizzo sia nel kit che per me stessa, molto molto carino. Lo osannano tutti come prodotto molto duraturo, scrivente, ma io sinceramente trovavo più duraturo l'eyeliner di MAC, anche se era più pastoso rispetto a questo. E qua davanti inserisco il backup del 360 flip di Clio Makeup ed il backup del mio glossino di Revolution. Dopo hai una pulita questa mini palettina di Charlotte Tilbury, questa me l'ha regalata, questa mi è stata regalata dal mio ragazzo per Natale e per un Natale di qualche anno fa, è bellissima. La utilizzo perché la utilizzo, ma non la utilizzo quanto dovrei. Ma dobbiamo imparare ad utilizzare le cose che abbiamo perché uno, anche se ce le hanno, anche se ce le hanno regalate, sono costate diversi soldi. E tre, bisogna creare l'occasione ogni giorno, quindi non aspettare per forza di andare a fare la cena fuori, posso utilizzarla anche per andare a mangiare una pizza o per andare a lavoro, perché no? Quindi ovviamente la tengo, ma con la promessa di utilizzarla di più. Questo Fat Oil Stick Click di NYX, voi non sapete quanto io ho aspettato che uscissero questi prodotti perché venivano proclamati come il dupe di quelli di Tarte. Questo qua è il colore che è un pochettino fuori tono del mio e non lo tengo. Lo tengo ancora qualche giorno per girarvi un video che uscirà. Potete immaginare quale, ma non lo tengo. Lo regalo a qualcuno che sicuramente lo apprezzerà di più. Questa è una palette vecchissima, se non la prima palette. Io questa, raga, è vecchia perché è vecchia ed è distrutta purtroppo. Guardate, l'ombretto sono due colori fatti stupendi, ma uno non la butto perché ci sono veramente tanto affezionata. È stata la prima palette che ho acquistato con i miei soldi, che ho scelto e la mia unica palette di NARS. Infatti voglio acquistare qualche palette di NARS, ma la pulisco, la disinfetto e la tengo, anche perché vi dico la verità. Tappatevi le orecchie, ogni tanto la utilizzo ancora perché questi ombretti sono bellissimi, stupendi. Questo è un ombretto tortora lavanda, meraviglioso, mentre questo è un punto luce stupendo. E non mi hanno mai dato problemi, lo utilizzo ovviamente solo su di me e la tengo perché è meraviglioso. Oltretutto il packaging non si sta decomponendo come tutti i packaging molli di NARS. Passo ora ai prodotti labbra ed il primo prodotto che declattero è un balm idratante colorato che
che ho intenzione di regalare. Roncino caldo nude e so già a chi regalarlo. Tengo e disinfetto questo Moon Dust di Urban Decay, bellissimo, ombretto singolo Space Cowboy, andato viralissimo lo scorso anno e io ovviamente l'ho comprato anni prima. Peccato sì, sia rotta divisa la cialda a metà, ma è un ombretto bellissimo, effetto bagnato, guardate quanta luce dà, bellissimo sulle spose, una leggerissima, ma leggerissima veramente base colore nude champagnino, bellissimo, lo tengo. E i rossetti liquidi, praticamente tutti quelli che ho sono di Clio, tranne questo qua che mi è stato regalato di We Makeup, molto bella e sottile la formula. E questo lo tengo. Questo è uno dei rossetti che ho acquistato di più ed è il Nude Sunday, bellissimo nude, veramente meraviglioso. Cioè, questo rossetto è una bomba, stupendo, neutro, perfetto. Uno dei pochissimi nude che devo dire mi sta bene. Mentre poi ho questo che è Move On Me, che era acquistato appena uscito, ovviamente un bellissimo malva che tengo, non ha cambiato ancora odore perché anche loro quando scadono puzzano ovviamente. E lui invece è bellissimo, Deep Orchid, io adoro questo colore veramente, è molto vecchio ragazzi perché è vecchio ma anche lui non ha cambiato colore. E non ha cambiato odore, quindi a mio rischio e pericolo di salute lo tengo perché è veramente bello, ci sono affezionata, sicuramente lo riacquisterò, ma questo non è quel momento. Bello bellissimo questo rossetto di MAC, questo è il Power Kiss Liquid Lip Color, rossetto bello, scuro, intenso, cioè per noi inverno. È meraviglioso con questa formula a mousse molto levigante, molto piacevole. Rimane comunque molto confortevole con un effetto bello cremoso. Il problema di questo tipo di rossetti è che tende un pochettino a migrare, tende un pochettino a spostarsi, quindi è un rossetto molto bello che indosso volentieri, ma ci devo stare attenta, ecco. Non mi trovo tantissimo ad utilizzarlo, ma è uno dei pochi colori così scuri che possiedo e quindi lo tengo. I rossetti, vi dico già, non vedrete una grandissima cernita perché non ne ho tantissimi. Dovrei comprare qualche rossetto in più. Tengo assolutamente questo rossetto che non esiste più, l'avevo acquistato lo scorso anno ed è il lip blush di Sephora. Io non capisco perché Sephora faccia uscire dei prodotti così belli e poi li tolga. Stesso concetto del rossetto di MAC che vi ho fatto vedere prima, però questo è molto più economico e ha proprio quella formula in mousse molto molto piacevole, bello, levigante, con questo effetto morbidissimo cipriato e non migra come quello di MAC. La formulazione è superiore, lo ammetto. A quella di MAC, peccato che ho solo questo colore, veramente peccato. Queste due mini taglie di Sephora che tengo perché li utilizzo spesso quando viaggio, mi piace molto, soprattutto il rosso, poi vabbè, questo è proprio il rosso classico di Sephora, che è uno dei più belli del mondo, veramente bello. E questo qua è il Malva. Voglio vedere con quello di Clio che differenza c'è. Questo è più, questo, vabbè, quello di Clio è proprio rosa malva. Questo è un pochettino più nude e più freddo. Allora, sicuramente magari qua metterò, visto che i rossetti liquidi sono solo questi, metterò i gloss che sono pochi. Questo è il gloss di Makeup Revolution che ho acquistato per il kit, un po' più economico perché poi ho il gloss di MAC che è meraviglioso, bellissimo e che costicchia e che tengo qui, non se ne va da nessuna parte. E poi ho questo Lip Maximizer di Dior che ho acquistato qualche anno fa ma che tengo anche lui, non lo butto perché Dior è un peccato mortale buttarlo via. Ho questo Spicy Plumper di Astra, bellissimo, uno dei lip plumper più belli che ho, è uno dei pochi lip plumper che ho, quindi lo tengo.
E tengo anche questo The Super Balm di Essence, dice 10 ore di idratazione in ora, non sono 10 ore di idratazione. Questo colorino qua cangiante, oltretutto, non mi fa impazzire perché tende un pochettino a schiarire le labbra, ma mi piace molto perché sa di vanillina, è molto, molto economico come prodotto e per un prodotto veloce da indossare tutti i giorni va benissimo. Il Nocturna dei Beyond Jelly di Nabla, bellissimo. Bellissimo, lo utilizzo anche lui tanto tanto in inverno, ma anche in primavera non mi dispiace, l'ho utilizzato, guardate, devo dire abbastanza, però a colori così scuri tendo a non indossarli più recentemente, quindi lo tengo qua, però ho in mente, vorrei acquistare Dea, che è uno dei più famosi di Nabla. Ora passiamo a tutti quelli che sono i miei rossetti in stick, sperando che stiano all'interno di questo piccolo contenitore. Comincio con tutti i rossetti di L'Oreal. Questi, raga, se non li avete mai provati, provate questi rossetti di L'Oreal. Hanno una formulazione matte, sono in stilo bellissimi, lussuosi, non hanno assolutamente niente da invidiare ai rossetti di Charlotte Tilbury. Questo non so che cosa sia, questa macchia bianca, vabbè. E questi li ho proprio tagliati, come potete vedere, li ho tagliati e li ho all'interno del kit perché sono belli, eleganti, duraturi, confortevoli, molto molto belli. Li utilizzo anche su di me e ultimamente adoro indossare il 188, che è Le Rose Activist, questo rosso fragola, bellissimo. E quindi loro rimangono tutti tutti qua con me. Poi questo rossetto di Chanel che ho acquistato parecchi parecchi anni fa ed è il classico 434 Mademoiselle che mi hanno venduto, raga, così, ma voi potete vendere un rossetto così sfasciato? È usato alla grande, cioè come vedete è bello bello utilizzato, è un colore molto cremoso, molto idratante perché nella linea idratante freddo e anche lui lo devo utilizzare di più perché voglio terminarlo assolutamente, non butterò mai via un rossetto di Chanel, mai. Ho questo rossettino pochissimo di Charlotte Tilbury, questo è stato il mio primo rossetto di Charlotte ed è nella tonalità Stoned Rose, anche lui squartato per essere messo all'interno del kit, meravigliosa tonalità se siete un autunno, cioè vi era molto sull'arancione, infatti l'ho anche, se penso che l'ho anche indossato prima di fare la makeup artist, oh mio Dio, come cacchio mi truccavo, vabbè. E rimane ovviamente qua, non lo caccio da nessuna parte. Poi anche questo rossettino di Kiko che mi è stato regalato dal mio fidanzato, quindi non lo butterò assolutamente via. Molto molto belli questi rossetti della linea Rouge à Lèvres Unlimited stilo di Kiko. Sono veramente molto molto resistenti, cioè sono dei rossetti cremosi. Molto molto matte che poi si fissano e rimangono lì. Non mi convince tanto questo colore perché è molto acceso e oltretutto qua del bullet sembra molto caldo. Una volta steso, tende ad essere comunque del bluino, dentro ce l'ha, è un po' freddo, però non è proprio proprio il mio genere di rossetti, ma comunque lo tengo perché è l'unico rossetto che lui mi ha regalato, quindi uno dei miei rossetti preferiti che è questo di MAC. Ho anche il backup che ho all'interno di un altro mobile, lo devo inserire qui ed è non è così scuro, ragazzi, non vi preoccupate, ed è questo bellissimo nude freddo. Meraviglioso, oltretutto è bello cremoso, confortevole, ma devo dire che un pochettino tinge anche le labbra, quindi mi piace molto. Lo utilizzo ovviamente in autunno-inverno o soprattutto di sera. Ora che è primavera, rossetti del genere tendono a non indossarli più molto. Questo invece è l'unico rossetto di Charlotte che utilizzo e che mi sta bene, che ho. L'ho inserito anche lui, l'ho sacrificato ed è all'interno del kit. L'ho utilizzato tanto, soprattutto l'anno scorso. E questo è First Dance, non so di che linea assolutamente, ed è
Meraviglioso questo rosa matte, ma non così fluo e così intenso. Questa formulazione di Charlotte dura veramente tantissimo. Il packaging, io vi dico, non è il mio. Tutti questi Swarovski, glitterini, è molto pesante come rossetto. Non è il mio genere, ma la formulazione è pazzesca, io ve lo giuro, è veramente pazzesco, non me l'aspettavo. Mini taglia della vecchia linea Satin di MAC, ed è Twig. Io sono disperata perché amo tantissimo questo colore, è amato tantissimo anche dalle mie spose. È un rosa nude freddo, perfetto. Io non so perché MAC mi abbia fatto sparire questa linea di rossetti. Infatti, ora andrò a cercare gli ultimi rimasugli online di questo genere di rossetti perché non ne posso fare a meno. Ho qui poi Cleopatra di Clio Makeup. Tutti i rossetti che vedrete adesso, parte 2, sono di Clio. Io adoro i rossetti di Clio perché, guardate, sono matte, ma comunque belli, cremosi, confortevoli. I punti colore sono meravigliosi, sono molto e piacciono anche tanto alle mie spose. E piace tantissimo alle mie spose questo, che è uno dei rossetti di Clio. Veramente, guardate come è scavato, come l'ho utilizzato. Ora è andato via il nome, ma mi ricordo perfettamente che lui è Sei Mio. Sei Mio è il nude perfetto, neutro, leggermente caldo, ma veramente poco, che sta benissimo se amate i nude e se non amate trucchi troppo vistosi. Se amate i trucchi glam nude, lui vi piacerà tantissimo. E non so cosa che sia successo dentro, ma il packaging si è rovinato. C'è MLBB, che anche lui piace alle mie spose, ma un po' meno rispetto a Sei Mio. Questo sta molto bene alle ragazze estate, ragazzi estate, perché è veramente un nude freddo, color carne, proprio il colore delle proprie labbra. E poi c'è questo spettacolare rosa indiano che sta benissimo a noi inverno, è però un colore un po' forte, un po' particolare. Mi trovo ad utilizzarlo, come vedete, anche lui sacrificato all'altare delle spose, ma è un colore pazzesco, ma è molto fluo. Io difficilmente indosso colore del genere, a meno che non sia una giornata in cui ho voglia di colore, ma mi trovo veramente poco ad utilizzarlo. È comunque un colore che trovo difficilmente e quindi me lo tengo. Rimango con gli ultimi due rossetti. E uno è di Neve Cosmetics, l'altro l'ho declatterato perché era veramente troppo vecchio e non mi ci trovavo più ad utilizzarlo. E ho utilizzato parecchio anche lui, che è Apple Pie, no, Cherry Pie, la colorazione, ed è molto cremoso anche lui. Cioè, guardate che differenza c'è tra questo rosso e questo rosso. Lui è molto più cremoso, non è a lunghissima durata. Quello di Kiko è veramente top. Se cercate rossetti con durata, e la profumazione non è cambiata. Ha anche lui diversi anni, ma non mi sento di buttarlo via. Di rossi ne ho diversi, ma comunque il rosso è un colore che tendo ad indossare molto volentieri e vado molto a periodi col rosso. Che inserirò qua perché non ho più spazio. E l'ultimo rossetto che ho da mostrarvi è il Color Rich di L'Oreal 374 Intense Plump, che è questo bellissimo, bellissimo rossetto bordo viola, mega, mega cremoso, ragazzi. Cioè, guardate che dark, che pigmentazione, che cremosità. Questo rimane leggermente lucidino rispetto agli altri ed è un rossetto molto molto cremoso. L'ho indossato veramente poco, vi dico la verità, infatti è ancora tutto qua. Mi dispiace, non ho tantissimi rossetti già, anche se voi dite ammazza, però per me non sono tanti rossetti, quindi lo conservo e assolutamente lo dovrò usare la prossima stagione. I pigmenti, ragazzi, se li avete, non scadono mai, perché non scadono mai. Aurora Boreale di Neve Cosmetics, sono questi super micro glitter che volano ovunque, con questa cangianza rosa, rosellina, violacea, molto molto belli, e andavano veramente tantissimo questi nel 2015, nel 2016, e ovviamente li compro anni e anni dopo.
ma questo piccolo dettaglio, e rimane qua perché è l'unico pigmento, l'unico glitter che possiedo in questo momento. È veramente a posto. Questo qui è il cassetto pulito, igienizzato. Dietro qua metterò tutte quelle che sono le matite colorate, neutre, i matitoni di Nabla e le matite per il contorno labbra. Come vedete non è tantissima roba, ma vi ripeto, a parte le matite, sono tutte cose che utilizzo io a livello personale, e già di mascara ce n'è un bordello, ma io comprerei solo mascara se potessi, mi piace tanto, è uno dei prodotti che mi piace più utilizzare. E niente, penso che questo video sia venuto lunghissimo, 1:34 di ripresa, raga, oh mio Dio. E nulla, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi ringrazio, grazie per aver guardato le pulizie del mio bagno, magari girerò la seconda parte e vi faccio vedere anche quelli che sono tutti i prodotti declatterati praticamente di oggi. Devo dire che comunque di roba ne è stata buttata parecchia. Grazie mille, per questo video è tutto, alla prossima,